Grazie. Scusa, lei sicuramente magari ha fatto il piano. Sa dove delle prese, chissà se mi puoi indicare una presa. Ma anche non vicino a me. Nelle colonne. Ah, ecco. Nelle colonne ci sono delle prese dall'altro lato della colonna che lui gioca con la mano, capito? Non giocherellone. Con le mani. Io faccio la diretta. Vedi che l'altro giorno si potevano vedere. Capisco. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Saluto chiaramente i relatori che sono già venuti la scorsa settimana a, diciamo, relazionare sulle quattro donne del passato, su Jeanette Powers, Maria Celeste Celli, Maria Costa e Antonella Bocchiara. E invece ringrazio le relatrici di oggi pomeriggio che parlano delle donne del presente. Però prima ancora di cominciare con i lavori e di ringraziare tutti gli intervenuti a questo importante evento, ecco, voglio dare la parola intanto alla sovrintendente dei beni culturali, la nostra anche subcommissaria del comune, Alberto Miradini, e a seguire il segretario generale, avvocato Mariano della Ponente, per cominciare questo pomeriggio all'insegna, diciamo, della femminilità e del femminile, senza per questo nulla togliere i signori uomini che si onorano anche della loro presenza, ma proprio come vanno di casa, do intanto la parola al diretto di Redanici e a seguire la segretaria di Casa. Grazie. Buonasera a tutti, sì. Io ringrazio per l'invito la dottoressa Ricordo, la dottoressa Colonetti, per l'organizzazione anche di questo incontro per le donne. L'ultimo incontro, perché c'è stata una settimana scorsa, alla quale ho partecipato in maniera rocambolesca perché ero fatto di passare in una riunione al comune. Io vorrei dire che recentemente, ecco, la dottoressa Ricordo, vedo qua in sala la dottoressa Andaloro, siamo state anche insieme per un incontro che ci hanno rilasciato generosamente a Reggio. E questo incontro per le donne, e posso dire che veramente quella sera, quando siamo amiche, quando sono tornata a casa insieme a voi, pensavo che noi quella sera abbiamo ricevuto degli applausi, dei riconoscimenti, e pensavo di fatto a quante donne quella sera invece subivano oltraggi, maltrattamenti, umiliazioni, e questa cosa la dobbiamo sempre tenere presente nel nostro ruolo, evidentemente, renderci conto di quante donne soffrono una situazione di disagio. Io devo dire che in realtà nel mio ruolo, sono brevissima nel mio intervento, ho sempre lavorato bene con i miei colleghi uomini, anche subalterni, soprattutto subalterni. Io ho lavorato sempre molto bene con loro. Non c'è stato mai antagonismo, non c'è stata competitività. Perché? Perché da parte di noi donne è importante è capire che dobbiamo rivendicare il nostro ruolo in maniera forzata. Devono anche comprendere gli uomini che noi lavoriamo insieme a loro per un obiettivo comune. Nel caso mio, io come sovrintendente lavoro per un obiettivo che è la tutela del paesaggio, la tutela del restauro, dei beni culturali. E allora quello che ci ha unito a me e tutti i miei uomini subalterni, possiamo dire, non c'è mai stato questo rapporto gerarchico, io lavoro a capo, loro di contesto, c'è stata la condivisione di lavorare per qualcosa di comune che poi ovviamente facciamo in modo che possano finire tutti quanti. Allora l'importante è che secondo me che la donna non abbia questo, diciamo prima, questo rapporto di dover per forza emanciparsi. No, l'emancipazione è giusta nel momento in cui viene condivisa anche con gli uomini in un lavoro che si deve fare per la società. Quindi investire il nostro ruolo, soprattutto il lavoro
5 uomini sicuramente farebbero bene anche i maschi. Grazie. Ringraziamo l'architetto Minchi e diamo la parola adesso al segretario generale della città metropolitana, avvocato Mariangela Paolo. Buonasera a tutti, grazie invece che stasera diamo il via a questo momento di incontro e di riflessione su un tema molto interessante, per confronto donne che rivestono ruoli importanti e donne che all'interno di testo sociale devono esprimere anche loro, la loro leadership. Oggi sono molto contenta e desidero anche condividerlo con tutti voi, perché ho incontrato una mia carissima amica, compagna di università, la presidente del Tribunale dei Minori, che non vedo da tantissimi anni, e quindi diciamo è con grande emozione che la ritrovo in un ruolo meraviglioso, che è quello di donna leader in un ambito molto delicato, molto, molto anche importante, perché si occupa di devianze giovanili, quindi diciamo anche in questo campo, un ruolo diciamo significativo. Che dire, io in questa città metropolitana anch'io ho svolto e svolgo un ruolo di vertice, come dite il ruolo di vertice una donna, è certo un ruolo competitivo, ma è un ruolo anche collaborativo, di interazione, è lì la sfida che ognuno di noi deve mettere in campo quando vuole affermare non soltanto una primogenitura di genere, quanto un'affermazione di una opportunità all'interno di un contesto dove vi sia la possibilità di manifestare la propria diversità. Questo è il concetto che deve entrare in tutti noi. Noi non dobbiamo essere gli uomini, noi dobbiamo essere donne che ci affermiamo, che ci compariamo, che assumiamo a pari degli uomini delle decisioni e quindi diventiamo inclusivi nella società. Oggi si parla tanto di nell'agenda 2030 che la sostenibilità e l'uguaglianza di genere è diventato elemento primario per la crescita e lo sviluppo sostenibile di una società. E lo sviluppo primario significa questo, assumere la capacità di saper anche confrontarsi in maniera paritaria in un contesto sociale inclusivo e decisorio. Perché se le decisioni unilaterali presi solo da un punto di vista possono determinare forme di esclusione della società, questo può poi incidere notevolmente nella crescita democratica, nella concetto di tolleranza, perché anche questo è importante nella comprensione e nella crescita di una società. Quindi riuscire all'interno di un contesto lavorativo, sociale, riuscire a parlare, riuscire a informare, a confrontarsi, a incontrarsi così come stiamo facendo in questa occasione su queste tematiche è importante per sviluppare anche concetti nuovi da diffondere, da disseminare nella società e superare quegli stereotipi di genere che ci impediscono di far crescere una società aperta e tollerante. Questo che poi noi dobbiamo tutti, ciascuno nel proprio ambito, contribuire a far crescere una società più libera e più inclusiva. Quindi io auguro a tutti una buona continuazione e sono certa che da questi incontri ne uscirà sempre un qualcosa di più per tutti noi. Ringrazio fortemente la mia dirigente del Servizio Cultura, che è mia vice segretario, per aver coordinato questa iniziativa con grande attenzione, soprattutto per la presenza di pregevissimi relatori. Grazie ancora e buona continuazione.
possibilmente abbastanza complesso per la città metropolitana, con solo i due dirigenti al momento e tante tante problematiche da risolvere e superare. Adesso do la parola alla responsabile del progetto, la dottoressa Nuccia Lo Gennaro, che presenterà la prima relatrice, che è la dottoressa Angela Costa. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'attenzione, ho voluto fortemente questo progetto e la dottoressa Di Polo, diciamo, è stata subito al mio fianco. Abbiamo voluto dividere, io ho immaginato di suddividere l'8 marzo in due giornate differenti, quattro donne del passato, quattro donne del presente, 8 marzo, 8 donne. Oggi è con grande gioia che voglio presentare a tutti voi, ma la conoscete, tutta la città la conosce, Angela Bottari, una mia carissima amica. Ci siamo incontrate con la figlia di Pietro Di Bravo, Chiara, ti ricordi Angela, qualche anno fa. È stata deputata al Parlamento italiano per ben tre legislature consecutive, in un arco temporale che è andato dal 76 all'87, quindi ha coperto queste legislature, la settima, l'ottava e la nona. Tra i suoi contributi alla Camera ricordiamo la più importante, che è stata la prima firmataria di una proposta di legge contro la violenza sessuale delle donne, una legge che diciamo, ha fatto tanto parlare e che noi donne, anche le ragazze che sono qua presenti, anzi ringrazio la Preside, la professoressa Di Francesco, che con noi sta contribuendo alla realizzazione di questo evento, perché insomma ha voluto mandare anche parte della sua scolaresca, e le ragazze devono conoscere benissimo quello che è stata Angela Bottari per il nostro paese. Angela, prego, ti do la parola, io sono molto veloce nella presentazione perché poi non voglio togliere spazio a nessuno. Della battaglia universitaria, della lotta universitaria in quella fase.
e lì vissi la prima discriminazione. Cioè, noi donne eravamo in generale sì protagoniste, ma anche gli angeli del ciclo stile. Cioè, non eravamo, chi si ricorda, vedo qui anche persone legate all'università, in quella fase noi donne c'eravamo, ma spesso c'eravamo a supporto. Vissi la prima discriminazione ed è così che decisi di fare politica, e decisi di fare politica in un settore che era quello che mi competeva, prima di tutto le donne. Adesso io da allora ho acquisito una cosa, non l'ho chiamata sempre così, no, non l'ho chiamata sempre così, questo è un linguaggio ora più moderno, lo diciamo oggi, la democrazia paritaria. Avevo capito sin da allora che la democrazia non si poteva realizzare senza il contributo delle donne, questo per me. E capivo anche che se le donne non c'erano, anche i contenuti dell'agire politico, dell'agire sociale, il modo di essere delle istituzioni, il modo di essere del mondo del lavoro, sarebbe stato morto, non rispecchiava, qualcuno lo ha detto, non rispecchiava i due punti di vista. E si era costruita una società, questo abbiamo costruito. Purtroppo ancora oggi la viviamo, parliamo bene, abbiamo fatto grandissimi passi avanti, ma ancora noi viviamo questa situazione di una società in cui lo sguardo e i contenuti sono prevalentemente maschili. E sono, adesso la sovrintendente parlava della sua esperienza, ma non serve, non tutte sono così rose e fiori, e nel senso che in generale se le donne assumono un posto apicale e capiscono che bisogna cambiare il paradigma dell'agire, allora si verificano le cose che lei dice, ma ma in alcuni casi, non solo quando nei posti apicali ci sono uomini, non so se è lo stesso quando nei posti apicali ci sono gli uomini e le donne, la usate il termine subalterne, le donne sono le subalterne, se c'è la stessa cosa, ma c'è un punto su cui dobbiamo riflettere, non sempre quando le donne sono nei posti apicali capiscono che bisogna cambiare la visione e il paradigma. Spesso assumono un comportamento del tutto maschile che non fa fare un passo avanti alla società, perché allora che ci sia un uomo al comando, ci sia una donna, è la stessa cosa. Noi su questo dobbiamo essere accorti. Io capisco anche il perché alcune donne poi alla fine nei posti apicali si comportano come uomini, perché poiché il parametro dell'andare avanti è stato quello maschile o maschilista, io lo chiamo maschilista, ma hanno assunto gli atteggiamenti che erano quelli che secondo loro li facevano contare e valere. E i posti per le donne, i luoghi dove le donne potevano contare, erano sempre inferiori a quelli in cui c'erano gli uomini di fatto. Per cui si registrava che per contare, per essere presi in considerazione, spesso tu assumevi atteggiamenti maschili che non facevano fare un passo avanti né certamente alla società, ma non facevano fare un passo avanti alle altre donne. Noi di questo ne dobbiamo fare tesoro. Non sempre si capisce, non sempre questo lo abbiamo compreso, come non abbiamo compreso che noi dobbiamo fare massa critica, che le donne dovrebbero imparare a fare massa critica. Perché se non si fa massa critica, capisco, si fa massa critica se si è di un certo numero, tutte le direttive dicono che devi essere almeno il 33% per fare massa critica, diciamoci la verità, non è che nei posti dove si conto ci siamo sempre noi donne il 33%, ma dobbiamo tendere a questo, ma noi dobbiamo imparare che dobbiamo relazionarci con le altre donne che non sono le nostre nemiche o le nostre antagoniste. Io uso sempre un termine, dobbiamo imparare ad essere tutte per tutte, perché se non siamo tutte per tutte noi non faremo davvero passi avanti. Adesso ho lavorato nella mia città, sono stata nel mio partito, facevo fatica, vedete, uscita dal 68 non volevo fare la responsabile femminile, io ero del partito comunista, militavo nel partito comunista, non volevo essere la responsabile femminile delle donne comuniste,
quasi la ritenevo, venivo dal 68, avevo vissuto una discriminazione già, di conseguenza non volevo fare il lavoro femminile, però nel momento in cui mi rapportai a tante altre donne fuori dalla Sicilia, capii che quello dovevo fare e feci il lavoro femminile nella mia città, nei quartieri, con i giovani, con le altre donne, in maniera trasversale, con tutti i centri sociali. Feci la consigliere comunale a Messina e nel 76, non perché io fossi la più brava, ma perché c'era probabilmente io di mio ci ho messo, però diciamo la verità, nel 76 ci fu un momento, siamo a metà degli anni 70, nasce il femminismo nel nostro paese, comincia una fase in cui le donne si organizzano, i movimenti femministi cominciano a crescere e anche il mio partito fece una politica indirizzata alle donne. Io fui scelta, devo dire, fui scelta dal mio partito per fare la deputata e fui eletta nella Sicilia orientale. Facendo la deputata, quando fui eletta deputata, io pensavo, ma di che cosa devo occuparmi in Parlamento? Pensavo, essendo io una città particolare di trasporti oppure vicino al turismo, pensavo di dovermi occupare o di turismo o di trasporti. E invece mi fu detto che dovevo andare alla Commissione Giustizia. Nella mia vita io avevo studiato solo lettere e andai a finire nella Commissione Giustizia con un messaggio: ti devi occupare di diritti. Io devo dire che ringrazio chi mi obbligò ad andare alla Commissione Giustizia ad occuparmi di diritti, perché quella divenne la mia passione, i diritti innanzitutto delle donne, innanzitutto di tutte le minoranze, di tutte le diversità, dei diritti in generale. La mia prima proposta di legge e il mio primo impegno fu proprio, l'ha ricordato Lucia, presentare nel 1977, ma pensate com'è lontano il tempo. La legge fu approvata nel 96 e io non ero più deputata, facevo altro. Ma la prima legge fu nel 1977, la legge contro la violenza sessuale. Uscivamo, c'era stato qualche anno prima, c'era stato il diritto del Circeo, molti di voi lo ricorderanno. E poi c'erano stati, dicono sempre che la violenza si registra solo nel sud e in Sicilia, perché abbiamo avuto noi un fatto emblematico che è Franca Viola, che è diventata un simbolo nel nostro paese. In verità, dopo i fatti del Circeo ci furono atti di violenza su persone diversamente abili, ma in Veneto, in Trentino, cioè, partendo da questo punto, mi misi a studiare e pensare come si poteva intervenire. La prima cosa che mi balzò agli occhi, a me che non ero avvocato, che avevo studiato lettere, ma probabilmente sarebbe venuta ogni donna di buon senso, che il primo punto da modificare era che non ci potevano essere due reati, uno di violenza carnale e uno di libidine violenta. Perché la violenza è una sola, qualsiasi atto sessuale compiuto, cioè dobbiamo intenderci, compiuto contro la tua volontà, è violenza sessuale. L'altra cosa che mi balzò in mente fu che i reati di violenza sessuale erano nei delitti contro la morale pubblica e il buon costume. Cioè, una donna viene violentata e non è colpita quella donna, si colpisce la morale e il buon costume. Mi sembrò paradossale. E questa fu, mi scattò la mano, scrivemmo la prima proposta di legge contro la violenza sessuale, imperfetta. Io la considero oggi una proposta imperfetta, perché non cambiava la collocazione del reato, la lasciava nel punto in cui era. Pur considerandola delitto contro la persona, la lasciava nella collocazione del reato. Cosa che invece nella seconda proposta presentata nel 1979 cambiamo immediatamente. Vi devo dire la verità, partecipai a un'assemblea al governo vecchio con i movimenti femministi. Io fui talmente aggredita, giustamente, io oggi col senno del poi dico che fui giustamente aggredita, perché era sbagliata la collocazione della legge, lasciarla dove era, che bisognava spostare anche i diritti contro la persona.
probabilmente non ci avevamo riflettuto, si pensava che parlare di diritto contro la persona bastasse, no, bisognava cambiare perché questo significava incidere. E mi venne, devo dire, fui talmente aggredita che mi venne un'allergia che mi portai in giro per giorni, me la portai dietro, però quello mi fece riflettere. Vedete, da un'aggressione giusta che mi fu nei miei confronti fatta dalle donne, perché io avevo ricavato una lezione che mi servì poi nel resto della mia vita parlamentare. La proposta dell'89 fu diversa, la proposta dell'83 migliorò ancora perché interveniva anche nella violenza all'interno della famiglia, cioè man mano che si andava avanti e la società cambiava e cresceva, beh, anche chi faceva le leggi si modificava e cresceva, perché c'è un intreccio sempre tra società e legislatore, guai a non saperlo cogliere, guai a non coglierlo, e cambiamo. Nell'83 fui costretta a dimettermi da relatrice, perché divenni poi relatrice della mia stessa legge e di tutte le altre che erano state presentate. Fui costretta a dimettermi perché, dopo aver fatto un buon testo in commissione, un emendamento dell'onorevole Casini, non quello che vive adesso, quindi Casini, allora rappresentava il Movimento per la Vita, l'onorevole Casini, con cui peraltro poi avevo un buon rapporto personale. Una cosa sono i rapporti politici sempre, una cosa sono i rapporti personali. Noi abbiamo avuto una grande vita politica, passò il suo emendamento per 3 voti in Parlamento. È chiaro che io non potevo più continuare, cioè mi riportava la legge contro la violenza sessuale all'interno mi negava che era un delitto contro la persona, non si poteva più andare avanti, interrompemmo, si ripresentò la legge dell'83, fu approvata al Parlamento, io mi astenni sulla legge che avevo per anni, su cui avevo lavorato, mi astenni, perché i risultati di quella legge mi sembravano insoddisfacenti rispetto al dibattito e alla crescita del Paese. E quindi contro la mia stessa, e io quindi non approvai neppure la legge di cui ero stata protagonista e di cui ero stata relatrice. La legge si fermò per anni e solo nel 96, perché ci fu l'intelligenza di donne parlamentari che trasversalmente fecero una battaglia che andava da Anna Finocchiaro, ad Alessandra Mussolini, passando per tutte le donne di centro, tutte insieme fecero massa critica e approvarono. E finalmente fu approvata la legge. È una legge soddisfacente, intanto fu un passo avanti notevole. Non era del tutto, come dire, soddisfacente, tant'è vero che negli anni si è dovuto intervenire ulteriormente con altre leggi per modificare alcuni punti, però fu una grande conquista. Mi avvio alle conclusioni perché so che sono stata lunga, ma devo dire che la violenza sessuale, io sarò ricordata probabilmente come quella che si è occupata della violenza sessuale. Devo dire che non è stata la prima cosa della quale mi sono occupata. Devo dire, io feci una battaglia perché venisse approvata la legge per abrogare la causa d'onore. Adesso l'anno scorso sono stati 40 anni dell'abrogazione della legge. È stata ricordata da tutti i giornali, ci sono iniziative ancora oggi, cioè fu una grande conquista abrogare la causa d'onore, cioè il diritto di uccidere e di farla franca, cioè nonostante sentenze della Corte Costituzionale e nonostante ci fosse un grande dibattito, è proprio un poco vergognoso che si sia dovuti arrivare agli anni 80 per abrogare la causa d'onore. Per una legge che non aveva neppure un costo economico, ma era semplicemente un fatto di ricepimento delle modificazioni sociali era semplicemente un fatto di giustizia. Nessuno ha il diritto di soffrire una vita perché si sente. D'altra parte, noi oggi ci dibattiamo con un altro tema, che è il femminicidio, parliamoci chiaro, che non c'è più una legge che tuteli, non c'è più la causa d'onore, ma il femminicidio, se ci pensiamo bene, è molto più complesso della causa d'onore, del delitto d'onore, molto più complesso, però ancora oggi ci dibattiamo un tema come il femminicidio. Mi sono occupata della legge, la voglio ricordare questa, perché c'è un dibattito attualmente nel Paese con posizioni diversificate.
Nel 1989 approvamo la legge sulle transessuali, sulla transessualità, cioè consentire a quei soggetti, uomini o donne che fossero, le cui caratteristiche fisiche, le caratteristiche sessuali non combaciavano col proprio sentire, col proprio modo di essere, col proprio sentire, non coincideva in genere, non consentire a queste donne. Cioè, previa tutta una trafila, è ovvio, anche di natura psicologica, si pronunziavano allora, si pronunziavano i tribunali per consentire questo, ma per consentire a un individuo, uomo o donna che fosse, di potersi sentire a proprio agio nel proprio corpo. Oggi c'è tutto il dibattito sul DDL Zan che fa ritornare alla mente, io mi dico, ma se siamo riusciti ad approvare nel 1981 quella legge, perché oggi si ritorna a un dibattito che in qualche modo che io personalmente consideravo superato. Mi sono occupata anche della legge, la proposta innovativa della legge sulle adozioni, cioè nel senso cambiava qui c'è la Presidente del Tribunale dei Minori, c'è un punto, fino a un certo punto, sulle adozioni c'era un malinteso che era quello consentire alle coppie che non avevano figli o non potevano avere figli di adottare dei bambini. Ci fu una battaglia rivoluzionaria, cioè è stato messo al centro il bambino, cioè il diritto non era dei genitori, degli adulti ad avere un figlio, ma era del bambino che non aveva genitori ad avere un genitore. Questo ha modificato tutto un modo di agire. Allora, io sono ben felice di essermi occupata di diritti e di non aver fatto l'errore di essermi occupata di trasporti, perché credo di aver contribuito molto di più nei confronti delle altre donne, nei confronti del mio genere, ma anche nei confronti dell'intera società, con le battaglie che ho fatto. Oggi io vi ringrazio di questo riconoscimento. Vedete, nessuno è profeta in patria, neppure io sono profeta in patria. Cioè, il fatto che nella mia città oggi mi si riconosca un ruolo, io lo apprezzo e vi ringrazio. E voglio concludere dicendo, ricordiamoci sempre che la democrazia o è paritaria o non è democrazia. E siccome anche io sono innamorata della mia città, è una sostenitrice convinta delle eccellenze che qui esistono, ecco, volevo rassicurare anche la Cotta di che è ricordata e che ormai è stata piazzata, ma non voleremo assolutamente. Ovviamente la inviteremo ad altri eventi, proprio perché è bene che in questa città si riconoscano. Perché ci sono state e ci saranno se continuiamo a segnare bene. E quindi la ringrazio per tutto quello che ha fatto per la nostra città e per la nostra nazione anche, perché una brillante giovane messinese, adesso appunto maturata anche negli anni, comunque ha dato un solido contributo appassionato e accurato. E ringraziando ancora Angela Cottali, ora invece mi prego di dare la parola per presentare il presidente del Tribunale, la presidente, la chiamo femminile del Tribunale dei Minori, Maria Francesca Pipoco, che vorrei che accogliessimo con un applauso, anche perché lei è accesa, non è messinese, però con questo applauso sulla tratta della città di Pipoco. Grazie. La città è aggregante. E per questo io ne ho approfittato, tra virgolette, per averla tra di noi. Devo dire che la Presidente Pipoco è stata subito disponibile, anzi direi c'è stata tra di noi telefonicamente un rapporto di simpatia reciproca. Nel pomeriggio ci siamo incontrate e come se ci fossimo conosciute da tanto tempo. Quindi si può augurare, ricordo sempre che la Maria Francesca Pipoco è la Presidente del Tribunale dei Minori di Messina
ed è pure presidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minori e la Famiglia. Prego, Presidente. La mia presentazione è molto semplice, anche perché dobbiamo dare spazio ai relatori, infatti per questo poco fa Angela mi ha permesso un attimo di dirvi, la mia presentazione è stata molto veloce perché è giusto che parliate voi in prima persona. Prego. Buonasera a tutti e grazie. Un grazie sentito e anche commosso, mi ha fatto emozionare, lo detto prima, anche rivedendo le mie compagne dell'università, la dottoressa Rapimento, e anche sentendomi abbracciata, così come questa mi ha presentato, un abbraccio che ho sentito è riconoscendo proprio fisicamente il valore dell'inclusione, dell'integrazione di cui abbiamo parlato, di chi mi ha preceduto ha detto così bene. Proprio i bambini della scuola media, l'8 marzo, mi hanno invitato a partecipare a un percorso di legalità intitolato Scuola di Parità, che dava il senso, proprio il senso più profondo, e anche quindi in prospettiva da continuare quindi, a valorizzare di quello che è la giornata, proprio il senso della parità e della uguaglianza nella diversità. I bambini hanno messo su quindi, una delle varie attività, poesie, poesiemi, canzoni, musica, e questo significato che mi ha accompagnato proprio questo nuovo e per me inedito anno. Che ho vissuto tra Catania e Messina, Cipriano, quindi partecipando a una serie di incontri, e che mi ha radicato ancora di più in questa città, dove adesso mi trovo a svolgere la mia attività di magistrato, il senso anche delle scelte della mia vita. Poco fa diceva giustamente chi mi ha preceduto, è divertente raccontare il proprio vissuto. Ed è vero, cioè, io sono in una situazione in cui tra il divertimento ma anche una sorta di emozione anche in questo luogo dove mi trovo adesso, considerando che la mia vita di magistrato inizia da oltre 35 anni fa e per 30 anni ho svolto l'attività di giudice minorile e lo dico sempre per scelta e per passione perché proprio all'inizio della mia carriera, dopo un periodo presso il tribunale ordinario, comunista anche per noi, quindi sono andata fuori per vedere un po' l'area diversa di vita bella, sono stata attratta soprattutto da un grande maestro che ho presieduto per tanti anni, il tribunale dei minorenni di Catania, che diceva la dottoressa che ha conosciuto durante la zia, che era appunto una bellissima operatrice della giustizia minorile qui a Messina, presidente Scilà, che mi ha attratto proprio fisicamente e anche con il pensiero, la mente e il cuore in questa funzione di giustizia minorile che poi questo continua a svolgere anche adesso dal 1990, quindi immaginate quanto tempo. La permanenza a Catania mi ha consentito in anni particolarmente importanti per i diritti del minore, sono entrata appunto nel 1990 svolgere funzioni così tribunale dei minori di Catania ed erano gli anni di esplosione dei diritti per le persone minori. Era appena stata aperta la firma nel 1989, la Convenzione di New York, ma già in precedenza, lo dico sempre e lo ricordo, in Italia erano state approvate delle leggi importantissime che avevano messo il bambino al centro, davvero, quindi è stato detto prima. Una in particolare del 1983, che praticamente la Costituzione, intanto questa Costituzione nazionale, aveva spostato cioè, la prospettiva quindi, del percorso educativo dagli adulti che vogliono figlio al bambino che ha diritto ad avere i genitori, in quanto non può avere al figlio, non può essere assistito per i genitori biologici. È cambiato anche il percorso, anche più tradizionale dei giudici che si occupavano di questi diritti.
proprio forte di questa, questo impegno, perché lì è stato per certi aspetti un impegno politico apartitico, se vogliamo, però politico nel senso classico del termine, del riconoscimento dei diritti delle persone che vivono nella polis, che vivono una, diciamo, un percorso di crescita di una società che ancora non considera come persone. Allora, ecco, erano quei danni della legge del 1983-84 sul praticamente della nazione, erano gli anni che preparavano il nuovo processo penale di morire, che è stato cioè, un grande è stato innovativo quindi nelle, in quelli che erano i principi fondanti il processo stesso, e anche lì l'imputato minorenne, del quale destinatario, cioè di diciamo un processo volto ad accertare la responsabilità di chi deve una punizione, viene invece considerato cioè, come soggetto di diritti necessari per il recupero cioè, del proprio percorso di vita, per l'accompagnamento all'educazione, anche attraverso gli istituti giuridici molto importanti, quale la sospensione del processo per messa alla prova, proprio per dargli la possibilità di venire fuori a quello che si chiamava circuito, non mi piace molto il termine di circuito penale, e quindi permette la possibilità di diventare, anche nel caso in commissione di reati, un cittadino responsabile e un adulto capace di poter svolgere la propria vita in condizioni di rispetto di comunità che si dà con il programma. E allora questi anni così importanti per il diritto di morire che portavano a una trasformazione anche della nazione internazionale, ogni tanto la firma della Convenzione d'Italia del 1993 e successivamente quindi con la presenza esportiva del 1998, hanno fatto sì che anche la nazione internazionale, come molto piccolo, in maniera molto esplicita, esisteva un mercato quindi a livello internazionale, quindi delle terre persone, attraverso le soggetti privati, la questione di istituzione pubblica, che erano, cioè, prendevano gli accordi con le famiglie affinché di poter avere un figlio in una persona proveniente da un paese straniero, ribaltarono proprio la logica della persona istituzionale, riconoscendo dei principi importantissimi come il principio di sussidiarietà, cioè bambino straniero che non avesse adottato in un altro paese, doveva potersi non avere la possibilità di essere trattato con la famiglia di un diciamo, per però e allora questo perché ho fatto questa presentazione sulla ricerca dei diritti delle persone, perché anche rispetto alle questioni della violenza sessuale è il punto centrale della modifica della legge, quello di considerare la persona vittima della violenza, e non diciamo è quello che era lo scandalo pubblico, no? Derivante dal fatto di violenza. Quindi la persona al centro e la persona minorenne al centro sono degli anni anche delle conquiste della comunità, di cui diceva sempre il presidente Scida, forse non tutti si resero conto di quale ha portato questo cambiamento di prospettiva, e vennero fatti approvare, pensate la legge, dicevo, la legge del 1983-1984, vennero approvate quasi così nel disinteresse un po' di quelli che non avevano compreso bene, mentre quelli che avevano compreso lo portarono avanti proprio approfittando anche di questa, così, questa poca competenza quindi, degli atti politici. E tutto questo ha determinato anche il mio vissuto, come abbiamo detto prima, un innamoramento sempre crescente, ancora di più proprio dentro di me forte e anche diciamo, pieno di ulteriori energie che volevo mettere in campo per continuare a lavorare in questo settore della giustizia di famiglia. Talmente così per me coinvolgente che non mi ha consentito più di spostarmi a questo altri settori, cioè della giustizia, per funzioni diverse proprio dal diritto di famiglia. Eppure in quegli anni una come me che svolgeva la funzione
mondo. Mi ha chiamato un bambino, papà, di Palermo, di Fittori, di Carusi, diciamo un po' a Catania. E quindi questa cosa era in qualche modo un'attività, diciamo, meno importante di altre funzioni. Invece, nel corso del tempo, io, dal mio punto di vista, proprio per questo interesse sempre crescente, considerando che poi anche furono così delle indicazioni date, per esempio, dal Consiglio d'Europa nel 2010, quindi, che ha delineato quello che si approccia della misura criminale, quindi tanto proprio a così organizzare, costruire il lavoro femminile all'interno dei comunali, prendendo atto del bisogno corrispondente poi al diritto del minore rispetto alle situazioni specifiche in cui si trovava. Ha determinato ancora di più una passione proprio giuridica, ecco, io lo voglio sottolineare, mi piace moltissimo il diritto, mi piace moltissimo il processo civile, il processo penale, le regole processuali e anche l'organizzazione, quindi gli aspetti ordinamentali, quindi gli uffici giuridici, sono di grandissimo interesse se riusciamo a cogliere che queste funzioni, la funzione giurisdizionale, e anche il diritto, che è il diritto prevalentemente costruito attraverso tutti quelle che erano già delle prassi messe in atto. Insomma, se, nel campo minorile più frequentemente è stata prima delineato, diciamo, il diritto vivente e poi codificato all'interno di una legislazione. Allora, proprio perché la persona, quale destinatario del diritto, è la persona di minore età, quindi è un po' più diciamo, particolare, quindi con delle bisogni specifici, ha comportato che i giudici della Costituzione minorile si mobilasse proprio in quella stessa, lo dico sempre, del bambino, a cui non è facile arrivare, il bambino davvero necessita di una capacità di opera del suo interesse, di coglierne l'altezza e di coglierne la specificità e non è semplice. E allora in questa attività minorile io sono riuscita anche a creare un percorso mio professionale, divenendo nel 2011 presidente comunale del Minorenni di Catania. Non lo dico per vantarmi personalmente, però proprio perché stiamo parlando di parità, proprio perché stiamo parlando di inclusione, di integrazione, per dire cioè che dopo 80 anni dell'istituzione del tribunale di Minorenni, finalmente nel 2011 hanno nominato una donna presidente del tribunale di Minorenni di Catania. Come in fondo anche la Messina, ancora forse il tribunale di Minorenni di Messina non aveva avuto un esponente femminile. Vedo però cioè che il tribunale ordinario, e vengo di la grande presidente Moretti, delle persone che ho conosciuto in questo momento e mezzo di presenza a Messina, che mi ha affascinato immediatamente, e so quando sia brava e grande nella sua funzione di presidente del tribunale, nostro lo dico, io ormai faccio parte della giustizia di questa città. E allora, ecco, queste conquiste che non sono scontate perché costituiscono quel percorso in fondo che stiamo cercando, noi cerchiamo attraverso queste testimonianze di una presenza che non è una presenza che corrisponde a un modello maschile, ma è una presenza che corrisponde alla persona che assume in fondo nessuno. Ora, io dovevo forse dire alcune cose sulla condizione dei minori qui a Messina, forse sono ormai fuori tema. No, però abbiamo un po' molti interventi precedenti, perché chiaramente vorremmo lasciare spazio anche gli interventi. Ma noi faremo un intervento al riguardo. Perfetto, e quindi ecco, però volevo sottolineare, così come ho detto prima, di quanto sia stato importante per me, ma anche per i miei colleghi. È vero, io sono stata presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati del Tribunale della Famiglia, che fino a un anno fa, adesso c'è stata la giusta rotazione del presidente della Commissione Unita, però ho lavorato molto, quindi lavoro ancora perché faccio parte del comitato direttivo dell'Associazione Magistrati del Tribunale.
proprio perché questa associazione ci ha consentito di confrontarci su tutto il territorio italiano. E quanto la materia femminile, oltre a impegnare i giudici in questa, questa individuazione del diritto a misura della persona minorenne, è diciamo, un luogo e uno spazio di giustizia, io le posso dire che accoglie il mondo minorile nel senso che la presenza dei minori nel nostro territorio dove a svolgere funzioni il Tribunale dei minorenni sono i minori che diciamo del nostro cittadino, del residente cioè, del territorio, ma accoglie anche i cittadini del mondo intero. E l'abbiamo visto in questi anni, ma non solo in questi anni, perché riconoscendo quasi dall'inizio della mia carriera di giudice minorile mi sono occupata di una stranieri non accompagnati quando arrivavano per i primi anni 90, quindi era la vicina Italia, della nostra edizione, poi venivano portati a Catania nelle comunità di accoglienza, dove già si faceva accoglienza appunto di questi minori, però attraverso l'applicazione di una legge che non era proprio quella adatta, era la legge sulla portabilità di affidamento. E poi in questi ultimi anni, a seguito di questi migratori, sono stati invece sono arrivati, sono stati inseriti cioè, nei nostri territori molti minori provenienti dall'Africa, quindi centrale, quindi dall'Africa del Nord Africa o del Sud Africa, oltre che all'inizio quando fu la guerra in Siria arrivarono tantissimi minori. E quindi il mondo, come dicevo sempre, e non siamo noi, è il mare, dicevo a Catania, che è entrato dentro questo tribunale, il mare, il mondo di questi ragazzi, di questi bambini, alcuni anche molto piccoli, che hanno vissuto situazioni drammatiche, che erano fragili, e poi ci hanno raccontato moltissime ragazze avviate alla prostituzione fin dal paese d'origine, vendute dalle madri, dalle madri del nostro territorio, i ragazzi vittime di tratta, che hanno incontrato centinaia, posso dire, ma anche di più i ragazzi che hanno vissuto queste situazioni terribili, conoscendo anche la realtà della condizione minorile che noi non sapevamo. E quindi pensate proprio quanta ricchezza minorile ha potuto anche raccogliere e mettere dentro l'esperienza della giustizia attraverso questa nuova parte, diciamo, categoria, quindi sul programma, o comunque di presenze che portano altre storie dentro. Quindi io, così come sta accadendo adesso per la questione dei nuovi ucraini che si trovano intorno al presidente di guerra, stiamo affrontando anche qui le procedure che siano portate a misura di questi bambini, proprio per evitare strumentalizzazioni, anche così aspettative fuorvianti rispetto alla possibilità di essere inseriti per esempio a scopo dell'adozione nel nostro paese. Tutto questo non è possibile, non esiste, ce l'hanno detto molto bene anche il vicepresidente della Casa di Costa Rica, le procedure si devono rispettare per l'adozione internazionale, non c'entrano niente con cioè, questa accoglienza che stiamo facendo di tipo solidaristico perché ripercorrendo da questi paesi. Allora, in questa prospettiva anche internazionale, che nel corso degli anni ho avuto la fortuna di conoscere e di poter vivere sulla mia pelle, anche attraverso espressioni di provvedimenti che a quel punto hanno reso il diritto un diritto davvero vivo, ma non oltre che vivente, un diritto vivo sulla, diciamo, nell'esistenza delle persone che abbiamo tutelato. Io penso cioè che di aver avuto una grandissima fortuna e anche in questo territorio, in questa città che lo sto conoscendo, di aver scoperto tante tendenze e tante possibilità di fare cose che possano migliorare il sistema della giustizia femminile e adeguarlo alle esigenze dei bambini che vivono da qui, di quelli che arrivano e a quelli cioè, che per quali può prospettarsi una effettiva integrazione in vita e morte. Ringrazio quindi tutti voi ancora per questa esperienza, mi sento anch'io una, insomma,
una di voi, e come hanno detto anche i miei colleghi, prima ancora di primi mesi della mia residenza qui a Catania, mi ci parlavo sempre di noi, e mi riferivo al Tribunale dei Minorenni di Catania, ora con noi ho lasciato a chi vive lì, ma io no, siete voi. Grazie. La decorazione del contesto di gioco è sicuramente appunto nei suoi percorsi, diciamo, che immagina, noi nel nostro piccolo, per quello che possiamo, anche eventualmente architetto, penso che possiamo supportarla e sostenerla anche con il patrocinio della città metropolitana e con una collaborazione che potremmo anche non ho potuto parlare dei servizi, di tutto quello che serve, cioè, perché sarebbe tanto, perché adesso appunto il focus era su di lei, appunto come donna, sì, però così è ancora poco, e su quello che intende come essere nel nostro piccolo, per quello che possiamo stare nel nostro piano. Adesso ridò sempre la parola alla dottoressa Di Gennaro, che introdurrà la professoressa Rossella Mussolino, già cavaliere del lavoro. Comunque la presenterà la dottoressa Di Gennaro. Rossella Mussolino, professoressa associata di neurologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, responsabile della OS e responsabile dello Stroke Unit annessa alla UOC di neurologia. Di fatto Rossella ha portato lo Stroke Unit a Messina, che io non sapevo. Sì. Io lo Stroke Unit, ho scoperto qualcosa a seguito dell'ictus che ha avuto Leopardo nel 2013, e quando mi hanno detto che a Messina c'era un reparto di legge leggermente dalla professoressa Mussolino, per mio padre c'era tanti, però mi fa piacere portarla, diciamo, portare l'esperienza di Rossella a chi non conosce questa bella realtà che c'è a Politico universitario e dal bambino. Prego, Stella. Grazie. Prende il microfono. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto devo ringraziare dottoressa Bonetti, Tripodi, Tribunale per l'invito. Un invito che mi commuove un po', perché io sono in coscienza dal 1 ottobre del 2021, ma non mi sento in coscienza, anzi sono più impegnata di prima, anche perché ho sempre detto che la dimensione di professore universitario e di medico è una condizione esistenziale, non è un lavoro che poi vai in coscienza e smetti di lavorare. Ma al di là di questo, sono molto colpita da questo invito e ringrazio la città metropolitana, nella persona di queste tre signore che io ho appena nominato, perché credo che forse può rappresentare un'inversione di tendenza. Mi auguro che sia un'inversione di tendenza, perché come diceva l'onorevole Bottari, che io avevo sempre sentito nominare, ma non l'avevo mai incontrata, quindi mi ha molto colpito per il suo intervento e la ringrazio, nessuno è profeta in patria. E il fatto che venga richiesto un intervento, intanto vengono ricordate delle figure femminili, ma avrebbero potuto essere anche delle figure maschili che non ci sono più, come è stato due settimane fa, e che vengono invitate delle figure di professioniste che comunque svolgono, hanno svolto come me, continuano a svolgere dei ruoli importanti, perché spesso io penso che ci siano molti professionisti che lavorano, io dico, in silenzio, e allora è bene che la cittadinanza conosca queste realtà, perché conoscere le realtà significa anche apprezzarle, soprattutto poi apprezzarle a mio giudizio come capitale umano, perché sicuramente l'esperienza dell'onorevole Botta, che la mia, per quello che per il mio campo ho, per i magistrati, per figure che hanno svolto ruoli importanti, decisionali, di sovrintendenza, di
figure apicali, non devono smettere di rappresentare proprio un capitale che la società deve apprezzare. E questo è, deve essere un'inversione di tendenza, perché nella nostra società italiana, ahimè, non è così. Mentre è così in Germania, un po' negli Stati Uniti, però forse nei paesi nordici, però noi ancora forse siamo all'inizio. Fatta questa premessa, e vi chiedo di scusarmi, mi devo anche scusare perché non avevo capito che dovevo raccontare il mio vissuto. Io questo non l'ho capito. E invece mi sono concentrata sull'opportunità che mi veniva data di parlare di un progetto al quale faceva riferimento della dottoressa Di Gennaro, che è stato quello di avere contribuito assieme ai miei, come vi dirò, alla nascita della Stroke Unit, del Policlinico di Messina, che è sicuramente un reparto molto importante e che è un reparto importante perché dà un servizio alla comunità e dà un servizio in termini di salute, ma di salute non da poco. Adesso vi spiego perché. Quindi io non vi racconterò il mio vissuto, vi dico solo che sono calabrese a metà. Io dico a metà, perché io sono nata in Calabria, però dal 68 sono venuta a Messina, quando mi sono iscritta all'università, alla facoltà di medicina, contro il parere di mio papà, che non era d'accordo su questa, che io facessi questa scelta. Io l'ho fatto, l'ho convinto, e poi mi sono laureata e ora poi sono entrata all'università, poi mi sono sposata, vivo a Messina con la mia famiglia e quindi mi sento metà calabrese, metà messinese. E mi fa piacere dire, a proposito di vissuto, quello che diceva la dottoressa, forse l'ha detta anche la dottoressa l'onorevole Botte, che Messina comunque è una città inclusiva. Adesso si usa questo termine, ma io mi sono sempre sentita molto accolta e non mi sono mai sentita fuori dalla realtà in cui lavoravo. E per fortuna non ho neanche avuto problemi sul lavoro per quanto riguarda l'essere donna, assolutamente no. Detto questo, vi faccio vedere alcune cose che ho preparato, cercherò di essere rapida. Ok, mi siedo, scusate, che ho un problema alle ginocchia. Allora, come vi ho detto, non so se ve lo dico, io sono nel 76 io sono entrata all'università come assistente universitaria, allora c'era questo ruolo che adesso non c'è più, e nell'85 ho vinto il concorso di professore associato di neurologia, quindi molto giovane, 35 anni. E poi naturalmente la mia vita si è svolta tra la dimensione universitaria e quella assistenziale che ho sempre svolto al Policlinico. In clinica neurologica, permettetemi di ricordare il mio direttore, che era il professore Di Perri. Non posso non ricordarlo perché ho lavorato con lui 35 anni come suo braccio destro, posso dire anche questo, e quindi ho un ricordo di lui bellissimo. Per cui ho la prima occasione, desidero ricordarlo come mio maestro, soprattutto negli anni in cui ero giovanissima. I miei interessi universitari sono cambiati intorno agli anni 90, perché ho cambiato un po' proprio gli interessi scientifici che avevo. Da alcuni settori sono passata a questo sull'ictus, anche perché la storia dell'ictus è una storia molto recente, cioè una storia che è nata, credo, proprio negli anni 90. La storia dell'ictus cambia fortemente quando viene inventata la TAC, il primo apparecchio TAC, ma l'apparecchio TAC è stato inventato nel 72, quindi dal 72 al 90 la TAC è comunque molto migliorata, è cambiata la storia, ma l'approccio al paziente con ictus, che ora vi dirò che è una malattia catastrofica, sicuramente è cambiata negli anni 90, quando si è incominciato a capire che si poteva fare qualcosa di più importante, e si poteva cambiare la storia naturale di questa malattia. Nel 2014 l'altra tappa importante per me è nata la Stroke Unit. Io qui devo dire che è nata per volontà
dei vertici aziendali, dell'università, che hanno sempre supportato questo, questo progetto. E bisogna dirlo perché è l'unica struttura della Sicilia che è nata così come era stata prevista dai colleghi del Ministero della Salute. Quindi in maniera nel modo giusto, come dovrebbe nascere, perché in Italia spesso mettiamo le etichette e poi dietro sono dei contenitori vuoti. Ecco, questo purtroppo è il nostro problema, è il problema che abbiamo con gli italiani. Allora, vi dico cos'è l'ictus, giusto per parlare di una malattia importantissima. È una malattia considerata una malattia sociale. Perché è sociale? Perché non è la malattia dell'individuo, è la malattia della famiglia, una malattia della società. Perché il carico di un paziente adulto che diventa disabile in età adulta è altissimo. E quindi viene considerata una malattia sociale perché ha altissimi costi sociali. Ma la cosa grave è che l'ictus è la seconda causa di morte. Ha superato le neoplasie. Quindi, prima causa di morte i tumori, le neoplasie, seconda causa di morte l'ictus cerebrale. Prima causa di morte l'infarto del miocardio, malattia cardiaca, seconda causa di morte l'ictus, terza causa di morte le neoplasie. E se guardiamo, a proposito dell'aumento dell'età media, se noi andiamo a vedere le proiezioni del 2030, 2040, 2050, voi vedete come la mortalità è prevista, un aumento di mortalità, specie ahimè nel sesso femminile. Se voi vedete, la colonnina più alta sono tutte donne. Quindi è un grande problema. Anche perché, sottolineando che si muore più per l'ictus che per l'infarto. Ma ci sono più casi di infarto che di ictus. Ma l'infarto riceve le cure in maniera capillare più giusta. Questa è un'altra considerazione che dobbiamo fare. Problema che vi ho detto, prima causa di disabilità nell'adulto, io mi auguro che nessuno di voi abbia un disabile in casa, anche se poi tutti arriviamo a confrontarci con la disabilità, soprattutto per i pazienti dementi, per i pazienti molto anziani. Ma il disabile adulto è sicuramente un paziente che crea molti, molti, molti problemi. E l'ictus è la principale causa di dipendenza dagli altri, vedete, 24-50%, cioè la metà dei pazienti rimane dipendente dagli altri. Ecco che è una malattia catastrofica perché ha un grande peso. E poi è la seconda causa di demenza. Quindi la demenza, che tutti conosciamo, demenza tipo Alzheimer, demenza vascolare, seconda causa. Quindi è una malattia, la patologia cerebrovascolare è una patologia devastante. Ma solamente nel 2008, quindi non tanto lontano da noi, siamo nel 2022, 2008 sono 13 anni, la World Stroke Organization ha proclamato la giornata mondiale dell'ictus il 29 ottobre, proprio perché voleva sottolineare l'importanza di diffondere la cultura di questa malattia. E guardate come l'hanno definita: una catastrofe prevenibile e trattabile. È un'epidemia in crescita. Catastrofe prevenibile e trattabile. Trattabile quando? Trattabile in acuto e prevenibile invece con il controllo dei fattori di rischio. Ma di questo non è oggetto di questa mia breve conversazione. L'altro rilievo che fa la World Stroke Organization è questo. Tutti i pazienti che hanno l'ictus dovrebbero essere curati nelle stroke unit, ma non ci sono tante stroke unit per curare tutti i pazienti con l'ictus. E allora le cose un po' si complicano. Ci sono vari tipi di ictus, questo ve lo dico giusto per completezza, ischemico che è l'85% dell'emorragico. Io da questo momento in poi parlerò solo di quell'ischemico. Cioè l'ischemia cos'è? È una zona del cervello che non riceve sangue e che quindi va in sofferenza e quindi perde, non funziona più bene. E poi vedete, il paziente non parla bene, non muove il braccio, non muove la gamba, non cammina bene, disturbi improvvisi come gli
sono questi segni clinici. Per cui, cosa dobbiamo fare? Allora, cosa ci dice la scienza? Io vi dico, vi devo fare questa premessa per dirvi dove ci hanno inseriti nel 2014, quando è nata la storia. A che punto era la scienza in quel momento? La scienza in quel momento ci ha detto che è una catastrofe trattabile. Ci ha detto, ci dice che ha un'elevata mortalità per lo soggetto, ma ci dice pure che se i pazienti si ricoverano nelle strutture e se i pazienti in queste strutture vengono sottoposti a terapia troncolitica, cioè con un farmaco che scioglie il trombo che ha chiuso il vaso, oppure se non è possibile fare una terapia come si fa per l'infarto del miocardio, che si entra con un catetere dentro, si arriva proprio al cervello e si aspira questo trombo, sono due terapie importanti, troncolitica e la procedura endovascolare che non è fatta dal urologo, ma è fatta dal neuroradiologo, queste terapie sono efficaci. Ma sapete quanto sono efficaci? L'efficacia di queste terapie è pari a quella degli antibiotici della setticemia. Vi ho detto un concetto incredibile, cioè nessuno rifiuta un antibiotico a un paziente che ha una setticemia. Questi pazienti, non si può rifiutare, non si può negare a questi pazienti la possibilità di fare queste terapie o troncolitica o endovascolare. Ma qual è il problema di questa terapia? Non è come prescrivere un antibiotico sperando che funzioni, ma può funzionare. Il problema è che questa patologia è una patologia come l'infarto del miocardio, tempo dipendente. Cosa vuol dire? Che abbiamo una finestra per cui il farmaco lo possiamo fare entro 4 ore e mezza dall'esordio e la procedura endovascolare entro 6 ore. Quindi noi dobbiamo far sì che i pazienti arrivino entro questo lasso di tempo nel posto giusto, perché non tutti fanno queste terapie, perché sono terapie importanti, terapie per cui i pazienti devono essere selezionati. La selezione del paziente è una selezione molto specialistica. E poi ecco perché è necessario fare una rete, questo è il punto più, una rete territorio ospedale, cioè noi dobbiamo avere una rete per cui il paziente da quando viene preso a casa dal 118 deve essere portato al posto giusto nel momento giusto. E questo è stato il progetto che io ho avuto, diciamo, la tenacia, come dice il professore Lomo, la tenacia di fare partire e di continuare nella sua realizzazione. L'ultimo punto in rosso, lo dico perché abbiamo qui la Presidente del Tribunale, la Presidente del Tribunale di Milano, l'uguaglianza delle cure. Il concetto dell'uguaglianza delle cure, io in alcuni incontri che ho avuto in regione, perché ne avevo fatti centinaia, e anche non in regione, ho sempre detto c'è un principio dell'etica che è l'uguaglianza delle cure. Tutti devono avere le stesse, hanno il diritto di ricevere le stesse. Sia che vivano a Santo Stefano di Camastra, che è un paese a me simpatico, sia che vivono a Milano. Quindi l'uguaglianza delle cure è un principio di base su cui io ho insistito molto anche nelle riunioni all'assessorato, perché è un principio etico e la sanità non può prescindere dall'applicazione di un principio etico così importante. Questa è la premessa. Vi dico che nell'ictus ogni minuto si bruciano 1,9 milioni di cellule, quindi voi immaginate, più tempo perdiamo e più cellule si distruggono, quindi noi dobbiamo recuperare il meno possibile, il tempo ve l'ho detto. Ecco allora la rete che abbiamo organizzato. Abbiamo organizzato una rete per cui il paziente viene preso dal 118, viene portato al pronto soccorso dove viene visto dall'equipe neurologo, della stroke unit, il neuroradiologo, e poi si decide cosa fare, o una terapia o l'altra cosa. Ma tutto questo non è facile, tutto questo è difficile perché c'è un criterio che regola il trasporto dei pazienti, che è quello che il paziente deve essere portato all'ospedale più vicino. Quindi questo sicuramente cambiava questa regola, per cui all'inizio del 2000,
alla fine del 2013 io ricordo che facevo incontri con gruppi di medici del 118, 30 medici per volta, alle 2 del pomeriggio, a proposito di orari anglosassoni, in cui spiegavamo quale fosse, qual era la bontà di questo progetto e l'utilità di questo progetto. E il reparto si è aperto, ha incominciato a funzionare il 10 febbraio del 2014. E qui voi vedete sia i medici, il nucleo diciamo di partenza, che ci sono ancora tutti, tranne me, al reparto, e qui vedete il gruppo della neuroradiologia, perché sono due equipe che lavorano insieme per alcuni anni, per quello che vi ho detto. Il professore Loghi è andato anche lui in quiescenza, lui non c'è più, è andato all'estero, lui è andato pure all'estero, però a loro due ne sono stati sostituiti altri, quindi diciamo che le due equipe, anche da noi sono arrivati parecchi altri medici, quindi va bene, andiamo avanti così. Qual è stata la rivoluzione che abbiamo fatto? La rivoluzione è stata questa, dire, attivare quello che la legge ci aveva chiesto di attivare, che ci chiede, che è, sono i quaderni del Ministero della Salute, il codice Incubus. Il codice Incubus viene attivato al telefono dalla centrale operativa. Quando il paziente dice guardi c'ho mio padre che non parla bene, allora lui per il momento attiva il codice Incubus e manda l'ambulanza medicalizzata. Tutto questo che vi dico vale prima del Covid, tutto questo è valso fino al 2019, fino ai primi mesi del 2000, fino ai primi mesi del 2020, tutto il 2019. Quindi noi abbiamo cambiato, questa è la rivoluzione che abbiamo fatto. Il paziente non va all'ospedale più vicino, ma va all'ospedale che può dare le cure giuste. E quindi abbiamo operato il cosiddetto modello Messina, che hanno cercato anche di applicare in altre parti della Sicilia, che è la centralizzazione del paziente, che non c'è solo qui da Messina, ma c'è anche in altre parti del mondo. Sono due modelli, comunque questo potrebbe avere dei vantaggi, che magari l'altro modello di fermarsi in periferia e poi spostarsi. Ci sono dei pro e dei contro per tutti e due. Quali sono i nostri punti di forza? Voi qui vedete una costellazione allineata, astrale, una congiuntura astrale, tutti i pianeti allineati. Io dico che in questo progetto, a parte la mia tenacia, quella dei miei collaboratori, quella dell'università, quella di tanti altri attori, c'è stata anche una congiuntura astrale così. Perché vi posso garantire che era veramente difficile, ma non perché io ero donna, sono donna, era proprio difficile fare partire una novità che era un progetto assolutamente nuovo. Poi avevamo la fortuna all'epoca di avere le ambulanze del 118 tutte con medici a bordo, cosa che adesso è cambiata con il Covid, quindi adesso le cose sono un pochino purtroppo cambiate. E quindi questo obiettivo condiviso da tutti ci ha consentito di partire, 118, l'ASP, l'azienda policlinico, l'università. Io ringrazio tutti perché devo dire che confrontandomi con le altre realtà siciliane, dico che noi abbiamo avuto dei vertici illuminati che hanno creduto in questo progetto, che l'hanno supportato, perché l'hanno supportato anche come personale, eccetera. E quindi io veramente sono grata a tutti quelli che sono intervenuti in questo progetto. E questa è una diapositiva che io vi faccio scorrere velocemente, questo è il 2014, è un indicatore, cioè quanti pazienti abbiamo trattato in un anno o con trombolisi o con la procedura endovascolare, è un indicatore di funzionamento. Allora, questa è la Sicilia, vedete la Sicilia dove era? 14%. Noi il primo anno eravamo al 53%, noi come centro. E la cosa importante, vedete da dove arrivavano tutti i pazienti dalla provincia. Voi mi potreste dire, ma come mai, come facevano ad arrivare dalla provincia, 100 km? Perché noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro di formazione degli operatori anche in provincia e di informazione sulla popolazione. Quindi questo è il frutto di 10 anni di lavoro sulla popolazione con i club service, con i Lions, con Rotary. Facevamo sempre questi incontri in cui io vi spiegavamo se ci sono questi sintomi, non chiamate, non perdete tempo, chiamate il 118 ha il protocollo e vi porta
Infatti, cioè, li portava perché noi qui abbiamo indicato, guardate come è cambiato negli anni. La Sicilia è sempre qui, noi siamo qui. Secondo anno all'88% e guardate come aumentavano i pazienti da fuori città. Ma 2016 oltre il 100% dei casi attesi, perché noi facciamo un calcolo sui casi attesi, e guardate da dove arrivavano, il 60% da fuori città, rispettando il rapporto tra fuori città e città, che su 600.000 abitanti la città ha 240.000 circa e il resto è tutta provincia, quindi assolutamente corretto. Nel 2017 abbiamo incominciato a trattare quelli da fuori provincia, vedete, da Trapani, Palermo, Catania, perché era l'unico centro che funzionava. Quindi ci siamo fatti carico anche dei pazienti che i colleghi ci mandavano dagli altri centri. Ci siamo fatti carico, con piacere. Nel 2018, perché queste erano terapie che non vi ho detto, nel frattempo avevano avuto delle evidenze scientifiche fortissime. Quindi non si poteva fare finta di niente e dire vabbè, qui io non faccio questa terapia, lo sto a guardare, non era accettabile, non si poteva, e quindi arrivavano anche da, vedete, da Catania, 20 pazienti in un anno, da Palermo, eccetera. Adesso per fortuna Catania si è attivata, Palermo si è attivata e quindi i pazienti hanno ognuno il suo comparto. Caltanissetta sta facendo un altro percorso, ma si sta attivando. Nel 2019 tavolo tecnico per la rete Ictus, di cui io sono presidente della regione, la regione fa due documenti, riordina la rete Ictus, perché il primo documento era del 2012, quindi dopo 7 anni lo riordina e a settembre fa un documento metodologico per cui identifica la rete come i tecnici hanno ipotizzato, ed è una cosa importante questa. E vedete la Sicilia come è cresciuta, noi ce la siamo un po' trascinata, io dico, ma non lo diciamo, in pubblico. Vedete, dal 2014 è andata a salire, al 2020 adesso siamo al 70%, eravamo partiti all'11% nel 2011, quindi ha fatto un bel percorso anche la Sicilia, di questo siamo contenti. Nel luglio 2020, presente la mia cara amica che è anche qui, abbiamo inaugurato i nuovi locali della molto contenti, locali organizzati per bene, vedete questa è la foto dell'inaugurazione, c'era Monsignor Di Pietro, il magnifico rettore, insomma c'erano, non riesco a dire, i miei medici del reparto, ero qui al centro, e poi arrivò il Covid. Dopo due o tre mesi abbiamo dovuto lasciare questo bellissimo reparto, perché è un reparto di terapia semi-intensiva, e siamo ritornati dove eravamo prima, insieme ai cardiologi, insomma, un po' di disagio. Però non ci ha fermato il Covid, non ci ha fermato. Che abbiamo continuato a lavorare ugualmente. E allora, sto per finire in sintesi, qual è stata la forza di questo progetto di cui io sono molto orgogliosa? E un po' mi commuove anche, perché io so la fatica che c'è dietro questo progetto. Vi posso garantire che è stata immensa. Allora, usare il 118 come un attore fondamentale, quindi formarlo, che abbiamo fatto decine di incontri, fare incontri con la popolazione e quindi aumentare la consapevolezza della popolazione. Vediamo cos'altro che ho preparato. E vi dico cosa, e ora vi dico i numeri, perché noi che abbiamo la mentalità scientifica dobbiamo dare cose concrete, siamo molto pragmatici. Al 31 dicembre 2021 me l'hanno comunicato oggi, stamattina me l'hanno comunicato uno dei miei medici, abbiamo ricoverato quasi 3.500 pazienti per un'unità operativa di 8 posti. Noi abbiamo 8 posti che diventano in genere 10, abbiamo ricoverato 3.500. Immaginate quanti sono 3.500 pazienti. E sottoposti a queste procedure innovative, importanti, quasi la metà, 1.400, non ci sono quelli che vengono dalle altre province. Significa, voi mi potreste dire, ma tutti i 1.400 dopo le terapie si sono alzati e se ne sono andati a casa? No, tutti no, perché purtroppo
c'è una parte di pazienti che anche se tu fai queste terapie non vanno bene, perché o muoiono o rimangono disabili. Però ci sono una parte di pazienti che dopo aver fatto, io ho visto pazienti arrivare plegici, cioè non muovono niente e non parlano, e dopo 3 giorni andare a casa con i loro piedi. Quindi per me, anche se questo si verifica in un solo paziente, è un grandissimo risultato. E quindi io dico, devo dire grazie a tutti quelli che hanno condiviso questo progetto, perché credo che da soli non si va da nessuna parte, all'azienda policlinica, all'università, all'ASPA 118, all'assessorato regionale, avremo tra 2 settimane un'altra riunione, e al mio team, e ancora io dico mio team, ancora lo dico, al team dei medici, degli infermieri, e vi lascio con questa foto, questa, per dirvi che noi abbiamo continuato in questi anni, nonostante un grandissimo carico di lavoro, noi andavamo il sabato pomeriggio a fare, vedete, Acque Dolci e Francavilla, e abbiamo fatto incontri sempre per questi gruppi di popolazione per cercare di spiegare come comportarsi di fronte a questa emergenza. Con la speranza, ma non solo la speranza, anche con la certezza che sono terapie che non possono essere negate, che devono essere erogate a tutti, proprio per quel principio etico di cui vi parlavo. Io ho finito e vi ringrazio dell'attenzione. Io ringrazio la professoressa Montolino, anche la Cavaliere del Lavoro, non vado di finire da poco, proprio perché è l'eccellenza nel silenzio. E lei ha ringraziato veramente il mondo. Noi vogliamo ringraziare lei e la sua tenacia di donna e di professionista, perché in una realtà così difficile, in una realtà che è la sanità, e con i risicatissimi mezzi a disposizione, solo un poco così detto, mi scusi professoressa, ma solo la tenacia di una donna poteva continuare a credere oltre ogni speranza, e poteva continuare un instancabile impegno e capacità ad andare il sabato pomeriggio nei comuni della provincia, ad andare a formare i medici del 118 per raggiungere questo importantissimo obiettivo, che è un obiettivo di società, è un obiettivo di speranza ed è un obiettivo di competenza. E quindi il modello Messina si ripropone anche in altri casi, e secondo me noi dovremmo anche moltiplicare questi eventi. Io purtroppo ho fatto anche un avvocato, quindi ho l'ufficio legale personale, altre donne che ritengo tali per fare solo queste cose, però dovremmo moltiplicare questi eventi proprio perché diventano anche un'occasione di rete e di conoscenza, perché in questa città le eccellenze ci sono, la gente che lavora c'è, cioè la gente che sogna e che alla fine crede nei propri sogni e ne fa delle realtà, tipo la Strozzi, praticamente può esserci, perché se puoi pensarlo puoi farlo, e se lo puoi fare fai veramente tanto bene la vita. Quindi grazie. Posso aggiungere? Sì. Volevo aggiungere, perché penso che mi sia sfuggito, che quando siamo partiti nel 2014 nell'organico della reparto c'erano 3 medici strutturali, che allora come si fa fare con 3 medici e io, come si fa a garantire? Noi dovevamo garantire H24, perché non esiste, poi H24 non aprirò. Allora io devo pubblicamente ringraziare la UOC di oncologia, perché noi abbiamo avuto un grande aiuto da parte dei medici dell'oncologia, per cui nei primi 2 anni, forse 3, loro ci hanno aiutato nel contributo. E questo io devo assolutamente dirlo per onestà intellettuale, perché lo penso dirlo. E io vorrei anche aggiungere i ringraziamenti, un grazie al professore Longo e al suo staff, anche perché il 2014 per me è stato un anno particolare, e ho avuto occasione di conoscere il professore Longo da mamma di un giovane paziente, e per fortuna tutto il figlio di Apolline. Quindi un grosso applauso ai nostri medici e alle nostre persone. Adesso c'è il collegamento, purtroppo appunto, ecco, magari ci sono state delle interferenze prima, perché l'ultima relatrice, che era
non è qui, è praticamente diciamo all'estremo nord, è il Friuli l'Estremadura. Quindi praticamente abbiamo questo collegamento del Friuli, però è una poetessa di una norma eccezionale, quindi ci tenevamo ad averla qui con noi. La presenterà molto meglio la dottoressa Di Gennaro e poi ci collegheremo. Di quel Giovanni Celeste, comandante morto tragicamente durante la seconda guerra mondiale, a cui è stato dedicato il nostro campo sportivo. Che devo dire di Rosinella? Meglio di me sicuramente la conosce Antonio Battino, poeta raffinato, a cui io sono veramente molto legata perché è una persona molto sensibile, è un animo sensibilissimo. Antonio, accomodati. E insieme al professore Prando interloquiranno con Rosinella e meglio di me insomma sapranno rappresentare. Yeah. Ciao Rosinella, noi ci siamo conosciute telefonicamente. Ciao Rosinella. Sì, mi sento. Perfetto. Lei ci tiene a dire che è messinese, che è nata in chiesa Giovanni Bosco e che ritornerà in Friuli dopo in età adolescenziale. Prego. Per gli zii, io ero una
anni il concetto libertà delle donne, perciò venivo giudicata dagli zii con pesante ironia. Mi definivano la continentale, la austriaca, perché pretendevo di recarmi da sola alla gelateria Venuti per una granita o dal pasticcere il Le per papà o il Massimotti. Allo stare di calcio intitolato mio padre, che negli anni venti era stato il capitano della gloriosa squadra peloro, venivo accompagnata sempre da due continenti, o la giunzione di due sentinelle, a mia protezione e a quella dell'interpretazione familiare. Oggi le cose e le abitudini sono abbastanza cambiate, ma spero senza esagerazione, poiché per una strana reazione amicizia e sentimenti spesso si accendono per altri combustibili come quelli più reali che portavo dalla passeggiata a madre al di là dello stretto, per me all'epoca si conosce speranza di libertà, un desiderio che virtualmente nuotava verso la terra di mia madre. In questa occasione voglio ricordare di pazzia o di pazzia, che fu, come sapete, astronomo, oratrice, matematica e soprattutto filosofa e soprattutto donna, la prima donna libera. E pazzia ci ha insegnato che la via della ragione, la ricerca continua della verità, verità che racchiude il nostro corpo, la nostra mente, l'universo intero, è la via a cui è diritto ogni essere umano. Di lei Socrate diceva, non si vergognava di comparire ad assemblee uomini. La sua virtù era superiore a qualunque sospetto. Fu uccisa, il suo corpo martoriato da un pezzi, per aver difeso la libertà di coscienza, la libertà di una donna, le sue idee e della scienza e della libertà in genere. Di questi tempi rimane veramente un grande esempio. Aggiungo rispettoso ricordo alla Madonna della Lettera, la mia cara Madonnina, mi salutava l'arrivo e io salutavo alla partenza. E alla Madonna Nera di Tintari, la Madonna Nera, un grande augurio che anche la Fata Morgana costruisca un ponte baleno sullo stretto. Grazie a tutti e un sincero forte abbraccio come solo noi sicuri sappiamo donare. Oggi tecnico, leggerò una poesia intitolata Eolia. Grazie a tutti. Sì. Rosinella, mi senti? Sì, sento. Puoi leggere la poesia? Ok. Puoi leggere la poesia, ok. Eolia. Vedi laggiù, tra Libari e Volcano, il tramonto è verde, per te. Prendilo, te lo regalo, e ti regalo la risacca nera di Stromboli, struggente di bellezza e di morte. Voce che risenti nella valva asciutta dove sono nata, e ti regalo le formichine consunte, esuli da parere con i nostri sonni, e la pesca ai tormenti prima di esche, e i tuffi sensuali distintivi in un mare madreperlacea, galassia liquida di coro. Partendo, sei rimasto dritto sul grido obliquo del temendo, con l'ansia dell'uomo che cerca in vano un pesce spada.
Ciao Rosa. No. Non ti vedo. Ma è quasi di mettere. Vabbè, mettiti qua, dai, mettiti qua. A poco da approfitto per salutare anch'io. Ciao Rosinella. Ciao Antonio. No, questo è ecco, ecco ora, qua Antonio. Ora mi vedi. Dimmi. Che mi devi chiedere? Niente, vi volevo salutare. Ora sono stato chiamato a fare un intervento su di te. Questa poesia l'avevo selezionata anch'io. Quindi non la dirò. Ma quindi dai le dire. E allora dirò che so, i campanili. Ah, torniamo alla finale. Sì. Bene. Rosa, Rosinella e Celeste è una delle più apprezzate poetesse italiane. Nata a Messina dal comandante dei sommergibili Giovanni Celeste e dalla moglie Giuliano Friulana, Elodia Minussi di Monfalcone, a lui nel 1948 fu intitolato il vecchio stadio di calcio di via Oreto a Grazia, lo stadio Celeste, che ora verrà salvaguardato dalla demolizione dal vincolo, quale luogo della memoria collettiva messinese, auspicando una sua riqualificazione e un suo utilizzo per eventi culturali e sportivi. Infatti a Giovanni Celesti fu intitolato lo stadio sia per i meriti acquisiti nello sport. Lui fu il fondatore e il presidente della squadra di calcio Unione Sportiva Verona, di cui fu anche giocatore e allenatore. L'Unione Sportiva Verona che raggiunse anche le vette del calcio nazionale, rappresentando la città di Messina nel campionato di Serie A, sia anche per gli alti meriti militari espressi al comando di un sommergibile italiano, uscito per una missione nel Mediterraneo, ma che fu costretto a ritornare indietro verso il porto di Augusta, in emersione, per una nave avaria al timone, quindi in balia dell'aviazione inglese, che avendolo avvistato inviò tre caccia bombardieri che non italiano danneggiando gravemente. Giovanni Celeste si fece carico in quel drammatico momento dell'incolumità e della salvaguardia della vita del suo equipaggio. Avvicinò il più possibile il battello alla terraferma e da circa 2 miglia e mezzo da capo muro di corpo nei pressi di Augusta ordinò ai suoi uomini di abbandonare il sommergibile e raggiungere a nuoto la costa, rimanendo da solo a condurre il sommergibile nel porto. Ma il battello cominciò a imbarcare acqua e si abbissò, trascinando nell'affondamento anche il suo comandante, che non venne più ritrovato, era il 28 febbraio del 1941. La notizia giunse a casa Celeste, in via San Giovanni in Bosco, dove Celeste abitava e dove Rosa Celeste era nata, portando lo scompiglio ai difficili. Era il zio, ma soprattutto per la madre, la signora Elodina. Prevalse la speranza che il termine spesso annunciato dai carabinieri che portarono la notizia
si volesse tramutare in rito anche per un incantesimo o per le preghiere alla Madonna delle Trombe, la cui chiesetta si trova poi in tutta la popolazione. Rosa, che aveva a quell'epoca 15-9 anni, non realizzava fino in fondo la gravità di questo accaduto, ma fu testimone di un fatto che oggi può risultare curioso: la novena di San Giovanni de Collado, organizzata alle zie al poggio davanti all'omonima chiesa, in cui sarebbe interrogato il santo sul destino del fratello Giovanni. Santo che avrebbe dovuto concedere un segno all'interpretazione. Per questa cerimonia, Nara Rosa, in Bola Scirocco, il suo libro di racconti ambientali in Sicilia e in Università di Giulia, pubblicato nel luglio 2015, le zie si rivolsero ad un fattucchiere, ad una specie di medium, che doveva interpretare i segni della risposta del santo, risposta che avvenne puntualmente. Infatti, dopo le rituali preghiere preparatorie, comparve un uomo nelle vicinanze che parlava di un incendio che sarebbe stato spento e per cui tutti sarebbero salvati. Una scena quindi di oscuro sapore medievale, che sarebbe stata interpretata da Navarro come un responso affermativo sull'esistenza in vita di Giovanni. Cosicché per qualche tempo tra le zie si alimentò l'illusoria speranza che il fratello si fosse salvato e che presto sarebbe ritornato da loro. Il comandante Giovanni Celeste venne insignito della medaglia d'argento al valor militare e consacrato quindi eroe della Marina militare. E mi scusi se mi permetto di interromperla, però purtroppo c'è l'incontro programmato della signora Andaloro che perde il treno. Quindi le chiedo cortesemente di sintetizzare, poi dare la parola a Maria Andaloro e poi concluderà il professore Gatto. Quindi mi scuso in anticipo, ma purtroppo per una questione di tempistica la signora Andaloro purtroppo deve prendere il treno e non possiamo, non farla parlare. Quindi le chiedo cortesemente di sintetizzare. Va bene. A questo punto leggo un'altra poesia. Assolutamente sì, anche perché il focus è su Rosinella, non sul suo rispettabilissimo padre. Magari su Giovanni Celeste poi faremo un altro focus, però oggi la protagonista è Rosinella. Sì, ma era la premessa. Sì, però una premessa che non ci permette di dare spazio alla vita. Va bene, comprendo perfettamente. Questa è un'altra poesia di Rosinella Celeste. Campanili. Amo i campanili, muti di notte, la scialba luce dell'orologio, come occhio sparato da stanchezza vecchia, che si innesta con la mia. Amo i campanili come gli altri, quelli modesti, campagnoli, quelli scontati, i merletti e trattori. Quelli dimenticati in basse radure, con un uomo tagliamato, intravista a distanza, per un colpo di parrocchio, in che oscuro di memoria ritorna un ragazzo, una vietta lieve che gambe furellina, sulla torre campanaria, uccellino d'arco e scontato, non di volte sul cuore. Questa è una poesia che nella parte conclusiva ricorda il suo amore adolescenziale di Messina, questo ragazzo di Giostra che muore
per un gioco, diciamo, tra ragazzi, che la guerra nel quartiere, no? Per cui fu ucciso da una pietrata. E lei lo ricorda in questa poesia, ma anche in altre poesie, e nel racconto che gli ha presentato. E dà il significato, diciamo, di un rivolto, di un tormento, diciamo, di un amore che non si concluse. Questo ricordo melanconico. Grazie per il preziosissimo giro, un applauso a Cristina D'Antonio, che è una presenza presenza, ma che continua in un'altra direzione. Grazie per la sensibilità, grazie per i testi. Ora, prima di dare la parola al professore Rando, che dovrà ancora parlare di lei, Rosinella, do la parola a Maria D'Aloro. Maria D'Aloro, se mi permette di entrare nel sì, certo. Maria D'Aloro è praticamente la creatrice di Posto Occupato. Ecco, questa locandina che spesso vedete ovunque, Maria falla vedere, che spesso appunto trovate nelle chiese, nei convegni, a livello nazionale o altro, ecco, la creatrice è lei, è Maria D'Aloro. Donna straordinaria di cui mi pregio di essere conoscente, diciamo, stretta, quasi amica. Ecco, perché ci conosciamo ormai da tempo, abbiamo lavorato insieme a tanti bellissimi progetti e quindi è una donna veramente speciale, io ho avuto l'onore e il privilegio, grazie al mio lavoro, di conoscere. Prego, Maria. Grazie. Buonasera a tutti e mi scuso perché mi è preceduto per avere qualche modo interrotto, però grazie per avermi agevolato questo ritorno a via. Allora, Posto Occupato è un'iniziativa che quindi la prima presa di voto, ringrazio per aver venuto qua oggi insieme a Silvia Gennaro e alla segretaria generale dottoressa Sacconetti per questo incontro straordinario. Quando Lucia me l'ha detto ho trovato molto bella l'idea di riconoscere i ruoli molto enormi legati alle polizia del passato e del presente. Peraltro in quelle donne del passato c'è una persona alla quale io sono legata da un profondissimo affetto che Posto Occupato, come dicevamo prima, è una campagna contro la violenza sulle donne, è nata nel 2013 ed è partita da Rometta, che è il paese nel quale io risiedo. Da Rometta in pochissimo tempo si è sviluppata a livello nazionale, dai più piccoli comuni a tutte le regioni, alle province, infatti la campagna Posto Occupato, la discarica gratuitamente dal sito, veniva collocata in consensi pubblici, ma anche nelle strutture, nelle teatri, nei cinema, perché la locandina ricorda una donna che non c'è più, che avrebbe dovuto essere qua con noi, infatti spesso si trova nei convegni perché voleva essere una relatrice, ma non stava nel pubblico perché voleva essere una donna del pubblico. E che purtroppo a causa del femminicidio, che è l'ultimo atto reversibile, come si può esercitare violenza su una donna, non è più qua con noi, non è più qua con noi a fare quello che faceva prima, la sua vita normale, non gli è stato più consentito di poterla svolgere. E questa locandina, questo Posto Occupato, ha questo duplice, diciamo, obiettivo, quello di ricordare le donne che non ci sono più. A Messina, per esempio, sono quattro le donne che recentemente sono state uccise e che non sono più qua, che potevano essere nelle donne del presente, tipo Maima Bengalum, che non mi dice più Messina, invece di essere qua con noi a parlare della sua attività che svolgeva in questa città, che aveva accolto proprio di accoglienza, purtroppo non c'è più, non può parlare, e fa parte del passato, sempre per rimanere legale a questo filucci di questo progetto che adesso queste due giornate sono state rappresentate. Un'altra ragazza che si è uccisa nel 2019 è Lorena Parato, una giovane studentessa di farmacia che è stata uccisa dal suo fidanzato, e non c'è più. Ecco, questi posti sono dedicati a queste donne e non ci sono più. A Messina si potrà chiamare mai una Lorena, Stefania B, piuttosto che Alessandra Musarra.
Ma chi si ricorda di quando sono uccise? La cronaca ci dà la notizia, ci dà l'informazione, dopodiché ce lo dimentichiamo. Cioè nel 2022 sono 22 le donne che sono state uccise di femminicidio. Negli ultimi 12 anni c'è il Corriere della Sera, abbiamo una sezione dedicata proprio alla violenza sulle donne. Sono state 1111 le donne uccise. Sono dei vuoti enormi nella società che paghiamo tutti, perché sono risorse, sono energie, sono mamme, sono figlie, colleghe, donne che non ci sono più. Per cui questo occupato nasce per ricordare le donne che non ci sono più, ma soprattutto per far prendere conto a chiunque di noi ogni giorno, non solamente il 25 novembre, il 28 marzo, di quanto è importante il ruolo delle donne, ma ogni giorno far capire che se non si riescono a riconoscere e a cogliere i sintomi della violenza, il percorso, la filiera, la spirale della violenza porta necessariamente a questo sviluppo tragico che è appunto il femminicidio. Quindi questo occupato è questo, la memoria di queste donne che non ci sono più, ma anche il modo di ciascuno di noi di non sottovalutare mai i sintomi della violenza e di fare in modo che si possa riconoscere per tempo e valutare che si arrivi a questi risultati come dicevo prima. In 12 anni 1111 donne sono femminili. Io sono emozionata perché in questa sala c'è una donna che io voglio molto bene, che è Angela Botteri, che prima ha parlato di quello che è stato il suo ruolo politico rispetto a quello che contrasta la violenza. Poi ha parlato la dottoressa Ricopo, che fa un lavoro, io lavoro con i minori stranieri non accompagnati, quindi ero coinvolta da quello che diceva a seguire la dottoressa Ricopo. Poi purtroppio ho avuto un ictus, quindi io so che significa. Quindi sono un po' stordita dalle cose che ho sentito perché mi appartengono tutte in modo personale per quello del mio impegno sociale rispetto a quello che contrasta la violenza, ma anche la mia vita personale per quello di aver vissuto una persona che ha subito purtroppo un ictus e le conseguenze che poi purtroppo ci si fa vedere. Quindi vi ringrazio, non vi trattengo oltre, scusate per l'emozione, ma è motivata dalle cose che ho sentito prima che quindi a me appartengono profondamente. Grazie a tutti per l'invito, per la sua presenza, perché praticamente appunto da un'intuizione è nata una campagna che è diventata una realtà. Tra l'altro, quello che mi ero dimenticato di dire è che Maria è un operatore sociale proprio lavora moltissimo nell'accoglienza, soprattutto dei minori non accompagnati. Quindi, può darsi che dovrà essere di nuovo per avere anche modo di lavorare insieme, perché lei fa parte di Media Hostess, che è appunto una. E il suo lavoro praticamente è un'associazione che si occupa proprio dell'accoglienza dei minori non accompagnati e che con la città metropolitana ha fatto dei bellissimi progetti. Abbiamo fatto un progetto meraviglioso con il MEN, che praticamente è un progetto splendido, fatto in sinergia anche con l'autorità portuale, perché è lo IACI, è l'istituto appunto IACI, perché c'è il settore turistico, e allora praticamente era un progetto di turismo e integrazione sociale, in quanto i ragazzi del turistico dello IACI e la città metropolitana di Messina formava i suoi ragazzi di Media Hostess, i minori non accompagnati, la formazione la facevamo noi, insieme ai ragazzi dello IACI, perché i minori non accompagnati parlavano benissimo il francese e l'inglese. E allora noi li formavamo, il nostro ufficio turistico, non è diretto perché dire conti è l'ufficio turismo, oltre a tutto il resto, siamo solo sui dirigenti, quindi praticamente tutta la parte amministrativa è sulle mie spalle. E praticamente noi formavamo questi minori non accompagnati che sono stati accolti da Messina, accolti in me. Nel modo. Ecco, però loro accoglievano a loro volta i crocieristi, perché l'autorità portuale ci aveva permesso di utilizzare il loro gazebo, appunto, diciamo, nella cortina del porto, per cui questo accogli me con la me maiuscola voleva dire accogli me come persona, ma accogli Messina. Quindi i ragazzini accolti a loro volta diventavano praticamente il simbolo dell'accoglienza dei turisti, accoglievano i crocieristi, spiegavano loro il francese e l'inglese, i percorsi enogastronomici, turistici, culturali della città di Messina, perché noi abbiamo anche creato un ufficio turismo, con il mio bravissimo funzionario ora in coscienza ha inventato lui questa mappa della città di Messina che noi consegnavamo in modo cartaceo, dove c'è il percorso enogastronomico, il percorso turistico, il percorso dei cinesi. E questi ragazzini davano indicazione con i loro coetanei dell'indirizzo turistico dello IACI, quindi loro erano integrati, erano stati accolti ed accoglievano i turisti. Un
riservato in modo permanente, e all'epoca quando il ministro avrebbe riservato al Senato della Sana Siria questo posto, fu particolarmente importante perché quella sala era dedicata a degli uomini che sono morti in guerra, la Sana Siria, sappiamo fuori noi, dei soldati italiani, la Stadina Siria. Dedicare quel posto occupato in quella sala, che a proposito di equilibrio e di uguaglianza, rendeva la morte di queste donne uccise, perché una guerra, una vera e propria guerra contro le donne, equiparava il dramma della guerra contro gli uomini a questo dramma della guerra uccisa contro le donne, perché appunto è una guerra contro le donne, continuo stipici di violenza e di morte. Quindi quel posto al Senato, tanto come istituzione, ma soprattutto per il significato di quella sala. Grazie. Della tecnologia imperante e dell'entropia nella quale viviamo, di questo mondo ormai tecnologico che ci sovrasta e ci schiaccia. Tuttavia dobbiamo riconoscere che internet, grazie a internet, noi stasera possiamo parlarci come se fossimo a due passi di distanza l'uno dall'altra. Anche perché questa entropia non distrugge l'umanità originale. Ecco, speriamo che non la distrugga. Qualcuno, come sai, teme che si possa arrivare a questo, che questa umanità è sempre più meccanizzata con questa tecnologia che ormai il comune tutelare nel mondo. Veramente. Comunque non è questo il discorso, non è che io. Ho sentito, scusa, chi l'ha detto? Io. Ah, non sentire. No, ma poi pensate, lo dico anche a quelli che sono qui presenti, Rosinella, già il nome è qualcosa di eccezionale. Rosinella, io credo che esista soltanto a Messina Rosinella, il termine Rosinella, o comunque io non l'ho sentito fuori. Sì, erano servite in una commedia di Filippo, mi pare. Ah, ecco, male. Però è molto messinese, alcune parenti mie, come vi ho detto, ci sono una mia cugina, si chiama Rosinella. Rosinella, il dialetto diventa Rosinella in italiano. Comunque sei messinesissima, questa è la cosa che più conta in questa serata. Tu sei veramente la persona più indicata a chiudere, secondo me, questa bellissima serata che chiude in bellezza con te, con una poetessa autentica, vera, grande, di cui io mi sono onorato di dire, qua, come dire, le mie idee, le mie impressioni di lettore. Però sei veramente una grande poetessa, sei una persona che porta il nome di Messina in Italia. Anche tu porti il nome di Messina in Italia. Anche tu collabori con altri a far conoscere Messina. E quindi già questo è un fatto molto importante. Io sono lieto che la provincia di Messina, nella persona poi della dottoressa Tripodo, che dirige questo settore della provincia stessa, appunto il dirigente Anna Maria Tripodo, e poi il generale, l'avvocato Caponetti, che ha già parlato. Sì, la segretaria generale. Sì, e poi la stessa dottoressa Di Gennaro che poco prima hanno pensato, hanno avuto questa idea geniale
di nominare te insieme con altre tre donne importanti e famose della città di Messina, tre donne che illustrano tre eccellenze messinesi. Ora vedi, io che amo ovviamente Messina, abito a Messina, ma che non ti confesso, mi capita di avere qualche momento di cedimento, di delusione, di tristezza, pensando a certi fenomeni del nostro mondo e della nostra città. Stasera mi sono sentito meglio, mi sono, come dire, sentito più incoraggiato a insistere, perché ho avuto modo quasi di toccare con mano quattro personalità veramente eccezionali, due propriamente messinesi, cioè la prima che ha parlato, Angela Botta, credo che tu li abbia sentiti. Questa donna che da Messina ha dato questo grande contributo a queste leggi importantissime per le donne di tutta l'Italia, in fondo. Quindi parte da Messina questo fatto. Non si pensa spesso nella città di Messina. Poi le altre due, che sono la dottoressa e la professoressa, sono costretto a sintetizzare, e quando io devo sintetizzare finisce che complico il discorso. Sono per metà messinesi, nel senso che una calabrese messinese, come tu hai sentito, una catanese messinese, però si sono inserite perfettamente nel meglio di questo, della città di Messina. Perché Messina, come tutte le città del mondo, ha aspetti positivi e aspetti meno positivi. Ecco, loro si sono inserite nel meglio della città e danno un loro contributo effettivo al miglioramento, alla crescita, che tutti ci auguriamo sia sempre più veloce di questa benedetta città che amiamo tanto e che vorremmo fosse sempre più attiva. Poi tu, ecco, tu sei la bellezza, tu di bellezza, la bellezza della poesia, della tua grande poesia, della tua grande poesia, veramente grande poesia. Perché tu vedi, io credo di poter dire anche ai signori che sono qui presenti, che hai saputo sul terreno proprio della poetica, della poesia, delle strutture poetiche, coniugare perfettamente la tradizione della poesia, per sintetizzare, italiana del Novecento, con le innovazioni post-ermetiche della poesia novecentese. Hai creato questo legame strettissimo, all'insegna della leggibilità e della musicalità, della cantabilità. Io vorrei che tutti i messinesi leggessero le tue poesie, che sono estremamente, estremamente leggibili, non hanno le tortuosità di certa poesia, di certa presunta poesia moderna che diventa capziosa, sottile, come dire, anche ermetica o tardo ermetica. La tua poesia invece è di una limpidezza unica, perché è limpido il tuo modo di pensare. E io credo che tu contribuisci in questo alla rinascita di Messina. E guarda caso, alla rinascita di Messina, dopo il terremoto, dopo le devastazioni della guerra, contribuiscono, a mio giudizio, i poeti soprattutto. Cioè, io credo che Messina, questa Messina, sia stata ricostruita dal gruppo di Quasimodo, il rettore Pugliani, il suo amico Pugliani, il suo amico La Pira, ecco, questo gruppo speciale di messinesi che hanno ricreato praticamente la città. A questi io aggiungerei Cantafi e a questi aggiungo sicuramente te, agli stessi altissimi livelli. Tu contribuisci a far rinascere Messina, il meglio di Messina, con questa tua poesia limpida, post-ermetica. Ecco, tu sei una, per me, una poetessa post-ermetica che sfugge alla logica, secondo me, riduttiva dell'ermetismo, approfitta della sapienza tecnica e stilistica, della conoscenza tecnica e stilistica degli ermetici, però va oltre nel senso della leggibilità, della chiarezza. E non dire che tu nelle tue poesie non fai soltanto poesia, diciamo, sentimentale, dei sentimenti, ma anche fai una poesia sociale. Io, come tu sai benissimo, ho apprezzato le tue poesie sociali, il tuo ricordo della guerra, i ricordi della devastazione del nazismo, e sono cose che tu da donna hai denunciato. Quindi non sei la donna che fa soltanto le vaghezze poetiche
degli amori appena nati o sbocciati, non solo, ma di questi amori poi parli con una immediatezza, con una freschezza, con una carnalità. Io questo da una donna proprio di Messina è una cosa che mi colpisce moltissimo. Va bene che in questo c'è sicuramente il tuo trasferimento al nord, dove l'hai sicuramente, ovviamente, assorbito nuovi modi di vivere. Però quando tu parli degli amori, anche dell'amore giovanile, questo ragazzino di cui io, che tu, il puerino dalle gambe che ricordi, ecco, ci sono spesso questi riferimenti che sono molto belli, veramente sublimi. Io l'ho detto, sfiora il sublime. Questa poesia l'ho letta anche Cattino poco fa, ma io vorrei far leggere questo. Ritorna, guardate, che musicalità, che bellezza di testa. Ritorna un ragazzo, maglietta a righe e gambe puledrine. Ma ste gambe puledrine, sono, è la prima volta secondo me che compaiono nella poesia mondiale. Ritorna un ragazzo, maglietta a righe e gambe puledrine. Sulla torre campanaria, uccellino garbo e sfrontato, mi volteggia sul cuore, mi volteggia sul cuore. Questo mi volteggia sul cuore veramente sublime. Ecco, ora, in tutte, fra l'altro, tutte, ci sono molte poesie d'amore nelle liriche. Io mi sono occupato in particolare di tre volte di Rosellina Celeste. E sono la prima, quella che mi sono occupato di più, è Giù la maschera. Poi c'è, i titoli sono già significativi, amore, vino e poesia. Guardate una donna che parla di vino, non è tanto comune. Amore, vino e poesia. E poi una terza raccolta, altrettanto interessante, che è, beh, la sintomatica. Bora e Scirocco. Bora e Scirocco, che sono i due eventi, che sono emblemi dei due mondi di Rosellina Celeste. Che anche in Rosa Celeste c'è questo dimorfismo, io ho detto, cioè questa duplicità, che però trova una perfetta armonia. Ebbene, quando parla di vino e uno sente il vino, ecco la grandezza della poesia. È molto carnale la sua poesia, molto concreta, molto legata alle cose concrete. Quando parla di amore, non parla dell'amore, non parla in termini, come dire, metafisici dell'amore o in termini platonici dell'amore. C'è sempre qualche riferimento concreto alla corporeità, alla fisicità dell'amore. E questo, concedetemi, per una poetessa è già una cosa bellissima, ma per una poetessa che è siciliana, che è origini messinesi, è qualcosa di veramente eccezionale. È una grande poetessa, io ve la consiglio, leggetemi questi libri di poesia, perché questa è una donna che ci onora e che contribuisce alla rinascita di questa città, rinascita nella quale noi crediamo, perché noi vogliamo che questa città finalmente rinasca e si sveglia. Grazie. Rosinella, sei grande, sei veramente grande, ciao. Grazie. Posso dedicare l'incipit di prima amore poesia? Sì. Vendemmia. Bravo, ecco, Vendemmia. E poi quella sul partigiano che ti è piaciuta. E il partigiano, sì, mi è piaciuto molto, sì. Se c'è tempo? Sì, c'è tempo. Sì. Rapidissimamente, sì. Vendemmia, stanotte è un pino spaccato la terra e spande rivoli di sabbia e muri sotto stelle sommergenti. Vendemmi il mio corpo, spremi i miei fianchi e svuoti la mia anima notturna, vivificata. Vivificata, bene. E ora direi il partigiano. Sì. Il partigiano. Ci tengo molto a questo. Mia madre mi copriva con uno scialle di lana rossa. Sentivo scandire i passi affrettati sul suo seno, in un ritmo d'altalina tra piacere e timore. Intorno, macerie, disordini, gli occhi vuoti di casa,
cani con le lingue lunghe, le cose sminuzzate, eppure enormi. Era il mondo della terra, era che giorni, e giocavo alla fantasia, malgrado il popolo. Il compagno aveva un'onda da colina in bocca, meno, era veloce che un gatto seguito, a rompicollo gli rideva la vita, sicuro sulle gambe, si forse nel piedino. Da pietra a pietra, nei salti e ripetiva, giustizia, libertà. Poi, un corteccino nero, come legno fuggato, le braccia penzoloni come di bambola rotta. E allora vidi i capelli biondi mia madre, scomposti su quel corteccino insanguinato, gli infilò l'ultima camicia bianca, mentre il mitra Gestapo le gelava la luce. Bacione, ciao. Grazie, grazie a tutti. Grazie, ma non sono digna. No, sei dignissima. Sei dignissima. Bravo. Noi la ringraziamo. Io, professor Rado, è un accidente artistico o genetico. Con questo, con le cose sono spesso associate. Comunque si sente. Grazie. Si sente la sua necessità e si sente anche nella sua poesia, ecco, la nota di cui parlavi prima. Evidentemente la lontananza dalla sua città, la nostalgia, ecco, ha, diciamo, secondo me, contribuito a forgiare l'anima e ad affinare ancora di più la sua innata sensibilità poetica. Quindi noi la ringraziamo, siamo fieri di essere rappresentati da lei in Italia e nel mondo, e chiaramente se dovesse tornare a Messina sarà la nostra grandissima ospite. Grazie Rosinella. L'ultima frase, anzi l'ultima frase, ma prima quello che ha detto prima lei, che era una posizione sensibile e dominante. Pulto Mizzadorno mi disse, allucinato di poetese di destino, disse: creature mie, in dialetto riese, sì, donne mie, creature mie, non pensate che questa piccia cortessa, avevo 20 anni, la vuole far crescere petunie dal bunigolo, vuole far fiorire fiori da un ombelico, cioè non fa fiorire fiori da un ombelico, è un poeta. Noi vogliamo adesso mostrare l'attestato che poi troveremo il modo di seguirle, perché al ricordo praticamente di questa serata abbiamo fatto un attestato per tutte le donne che hanno partecipato, come le attrici prima, appunto con la professoressa Michela D'Angelo, che ho ricevuto già la scorsa settimana, e come le attrici di se stesse oggi. Ecco, guarda, quindi ve lo stiamo mostrando, sì. Troveremo il modo di seguirle. Così praticamente diventa un ricordo ulteriore della tua città che non si è dimenticato di lei in quella volta. Grazie. Magari te lo fa avere Gattino che tiene i rapporti. Allora, lo brindo a questo. Grazie. Perfetto, grazie Cristiano, grazie professore Nando, grazie ad Antonio Gattino, per cui ci punto prima Robbie di la parola perché ci trovo. Grazie ancora, mi scusi perché io purtroppo avevo problemi di treno, e grazie a tutti gli intervenuti, veramente grazie.